Guarda qua. Sai quanto ci impiega questo mozzicone di sigaretta a biodegradarsi? No. 5 anni. 5. Sempre che prima non venga ingerito da qualche animale. Guarda. Guarda che maleducazione. Lo sai quanto ci impiega un sacchetto di plastica a biodegradarsi? No. Anche 500 anni. Questo probabilmente di meno perché è plastica biodegradabile. Guarda. Sai quanto ci impiega questa? No. Da 10 a 100 anni per biodegradarsi. Che comunque è sempre meno di quello che ci impieghi per digerirla. Oh, guarda cosa c'è, cosa hanno buttato via anche. Cos'è? Cos'è? Questo è il nonno dell'iPad, ecco. È un iPad eco e solidale. Solo che funziona alla rovescia, perché se fai così, invece di ingrandire l'immagine si cancella. Senti Lucio, per cortesia, prendi questo sacchetto e lo butti nel cestino delle immondizie là in fondo. Vai, che la natura ti sarà grata. Fai presto perché questo ti si biodegrada in mano. Vai. Io non capisco, è come quelli che al supermercato... Tu vai al supermercato, ti danno i sacchetti biodegradabili. Tu li apri da sopra e loro si aprono automaticamente anche da sotto. Che io capisco che sei biodegradabile, per l'amor di Dio, ma dammi almeno il tempo di arrivare alla macchina prima di biodegradarti. Questa in tempo di crisi può sempre tornare utile. Attenzione, attenzione, mi raccomando, vieni. Guarda che spettacolo! Oh, che nonostante il nostro comportamento, la natura riesce sempre a regalarci questi splendidi segnali d'amore. Guarda che... Non toccarlo, fermo! Perché? Perché è uno solo, cosa te ne fai? E poi ci vuole il cestino. La natura va rispettata, dai, vieni. Nonno, ma questo fungo si può mangiare? Tutti i funghi si possono mangiare. Alcuni una volta sola. Gli alberi sono fortunati. Dal mazzo del destino hanno ricevuto la carta della serenità. La terra è come una grande testa rotonda e gli alberi ne sono i capelli. Vedi, sono tutti diritti perché vedendo il progresso la terra si è presa uno spavento. E grazie alla neve d'inverno questi splendidi capelli diventano tutti bianchi, proprio come i miei. Infatti, ma volendo vedere, anche i miei si trovano nell'inverno della vita. E su questa spiaggetta, vieni che ci sediamo. Io e tua nonna ci siamo detti tante cose, sai? Ne abbiamo anche fatte tante. E se queste montagne potessero parlare... Eccone un altro che crede che non posso parlare. La natura può parlare tutta, montagna, alberi, ruscelli. È come per i folletti. Bisogna ascoltarla con il cuore. Se sapesse parlare, cosa direbbe? Cosa direi? Direi cose sconce, sia di tua nonna che di tuo nonno. Noi venivamo sempre quassù. Io sono sempre stato un amante della natura. Sì, la natura della nonna. E cosa ci facevate qui con la nonna? Oh, adesso si ride. Che cosa ci facevate qui con la nonna? Tieni, ti piace? Non è mia, magari. Questa l'ha scritta Darwin. Sì, cambia discorso, bravo. È bella, ma non mi hai ancora risposto. Oh, guarda,
La resina. Sai cos'è la resina? Oh mamma, manca la resina al tiraforo. La resina sono le lacrime degli alberi, però il salice piangente non emette la resina. Cioè, nonostante che sia piangente, no? Uno dice, è piangente, dovrebbe... E invece non... Da quei misteri della natura. Vabbè. Oh. Bella giornata. Nonno, ma cosa c'è? Non vuoi dirmelo, forse? Dirti cosa? Cosa facevate qui con la nonna? Hai presente le api? Le api che fecondano i fiori. Col polline. Il polline, no? Il polline. Il polline dell'ape. Cioè il polline che vola e si appoggia sull'ape. Ma cosa stai dicendo? Il polline del fiore che a un certo punto si appoggia sopra, sul lungo tirento e c'è le api che proprio fanno... Oh, ma cosa stai dicendo? Api, le api si impollinano tra loro, no? Si impollinano... Non dirmi che qui avete concepito mio papà Antonio. Mio papà è nato qui. Ma che domande mi stai facendo? E cosa ne so io? Dove è nato il tuo papà? Sono cose da donne, dai, io... Non c'ero neanche, credo. Dai, che andiamo dalla nonna che ci aspetta. Scusa, ma come tu non c'eri? Oh, non è mica colpa mia se tuo papà ha deciso di nascere proprio durante la finale dei mondiali.